Giovedì 15 novembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qui di nuovo per raccontarvi un po' la nostra città metropolitana. Oggi in realtà andiamo anche un po' più oltre i confini fisici di Milano, perché andiamo in quel di Monza a raccontarvi di una realtà che sta lì. Ma perché c'è un personaggio a noi caro, un nostro collaboratore, uno dei ragazzi che scrive, uno dei professionisti che scrive per noi. Stiamo parlando del dottor Flavio Valentino. Buongiorno Flavio. Ciao Fabio, grazie, ciao. Buongiorno a tutti. Biologo nutrizionista che appunto ha una rubrica sulla nostra portale dove ci cerca di dare i consigli migliori e dove io faccio tutto l'opposto di quello che lui scrive, ovviamente lo vedete dai risultati drammatici che io ho, però vi assicuro che invece se fate come dice lui i risultati ci sono. E quest'oggi, per cercare di convincermi ancora meglio a seguire i suoi consigli, sei venuto con i supporti. In compagnia, esatto, un supporto. Io mi occupo dell'aspetto nutrizionale, c'è qualcuno che invece mi aiuta dal punto di vista di attività fisica e sprint dal punto di vista, diciamo, di e stiamo muscolare. Parlando di Elena. Buongiorno Elena Burato, personal trainer. Buongiorno, sono arrivata a potenziare gli effetti, sì, esatto. sì, io sono una personal trainer e mi occupo da anni ormai di forma fisica, fitness, e lo faccio in maniera mirata, nel senso che comunque tutte le persone che vengono da me, vengono nel nostro centro, che quindi hanno a che fare con me e con il dottor Flavio Valentino, hanno un percorso mirato e studiato attentamente in base alle esigenze. Ecco, senza fare nomi o senza togliere nulla ad altri, non stiamo parlando appunto della classica palestra in cui uno va, si iscrive, fa la sua scheda e chi si è visto, magari ogni tanto con un piccolo contributo si rifà anche la scheda. Qui stiamo parlando invece di uno studio, appunto lo studio Salusfera, che si trova sì. A Monza, giusto? A Monza, nel cuore di Monza, sì, nella zona centrale dove c'è il tribunale. Dove possiamo essere seguiti completamente, come dicevi appunto, dall'inizio alla fine nel nostro cammino verso... Dipende poi cosa vogliamo fare, se vogliamo dimagrire, sì. Se vogliamo performare di meglio, se vogliamo prepararci a un evento sportivo, se vogliamo, cioè, immagino giusto appunto in base agli obiettivi personalizzati, assolutamente, giusto? Assolutamente, no? Sì. Nel tuo caso, tu di cosa ti occupi appunto? Io sono una personal trainer, quindi mi occupo, vabbè, chiaramente di fare delle analisi fisiche, delle analisi motivazionali soprattutto, quindi studio la figura, la composizione corporea, a livello diciamo muscolare e quant'altro, e cerco di capire i bisogni delle persone, perché chiaramente ognuno ha un proprio obiettivo, che si tratti di bellezza o, come dicevi tu appunto, di prestazioni, di performance, di postura, di benessere, eccetera eccetera. Quindi ci stabiliamo degli obiettivi e aiuto insieme ai miei colleghi personal trainer, aiuto le persone a raggiungere il proprio sogno di bellezza, di forma fisica, eccetera eccetera. Da Salusfera utilizziamo delle tecnologie innovative. La prima è l'allenamento EMS, che dura soltanto 20 minuti perché è un allenamento potenziato, chiaramente in cui si fa tutta l'attività fisica di personal training. Il secondo allenamento è la VacuFit, che permette di potenziare la parte del dimagrimento generale o localizzato. Ecco, questi tipi di allenamento come vengono fatti? Nel senso, questo EMS che io sono visto 20 minuti, ok, lo faccio, perfetto. Certo. Non è però, cioè, anzi, mi sa che sono 20 minuti che valgono 4 ore. Assolutamente, 4... commercialmente si dice così. È chiaro che non è paragonabile, perché 4 ore di palestra mie sono diverse da quelle di chiunque, però commercialmente, per dare l'idea di quanto sia... potente questo tipo di allenamento, si dice proprio così, potente ed efficace soprattutto, perché i risultati sono tangibili. Nei 20 minuti non pensate che non fa fatica, anzi. Sono 20 che vengono fatti con macchinari particolari? Sì, questa tecnologia si chiama EMS, che è semplicemente un'attrezzatura che si indossa, quindi un gilet, delle fascettine che si mettono sulle braccia, sui glutei, sulle gambe e sul tronco chiaramente, che permette appunto di reclutare oltre 300 muscoli contemporaneamente. E chiaramente questo è un valore aggiunto per quanto riguarda l'allenamento, che poi viene comunque localizzato. Quindi se l'EMS mi intriga, perché appunto in solo 20 minuti faccio grandi risultati, il VacuFit mi fa paura il nome però. Che cosa succede? Il VacuFit deriva da vacuum, che è un effetto sottovuoto, che è un lavoro aerobico, quindi una camminata molto veloce, viene fatta chiaramente tenendo conto dei battiti, tenendo conto dell'età, eccetera eccetera, quindi diversi aspetti che conosciamo noi del settore.
e consente di stimolare il dimagrimento nelle varie zone del corpo, quindi per quanto riguarda le donne che tendono ad accumulare sui fianchi, sulle cosce, sui cuscinetti, sulle ginocchia, eccetera, eccetera, in quelle zone, tendenzialmente gli uomini o le donne che hanno la corporatura simile agli uomini accumulano più sull'addome, sulle maniglie, adesso le chiamo in gergo, eccetera, eccetera, e quindi permette di aiutare il dimagrimento in quelle zone specifiche. Ecco Flavio, io nella mia vita sembra strano, ma mi sono iscritto anche a una palestra una volta, con l'idea di dire: io vado in palestra così brucio e poi almeno quando riesco posso andare a mangiare da McDonald's senza sentirmi in colpa. Dici, io l'ho fatto, basta. Ecco, non ha funzionato però, la cosa non ha funzionato. È per quello che forse no, di fianco a una persona trainer dobbiamo affiancare un biologo nutrizionista. Diciamo che la sinergia fra le due cose è sempre importante, e anche il lavoro in equipe fra i professionisti e gli specialisti è sempre essenziale, quindi... anche utilizzare solo la dieta e dimenticarsi di fare attività fisica è una cosa sbagliatissima, molti lo fanno, quindi magari vanno dal biologo nutrizionista, dal medico, da quindi dallo specialista, si fanno fare una dieta anche ipocalorica molto stretta. L'attività fisica però, per pigrizia, perché il primo problema è sempre l'abitudine, lo stile alimentare, non tanto lo stile alimentare ma lo stile di vita, quindi la pigrizia, il dire ma con il lavoro come faccio, questo è un elemento sempre che poi va a limitare e a creare sempre dei danni mostruosi, perché è l'attività fisica che permette poi di stimolare il muscolo e abituare il muscolo a consumare quelle molecole, quegli alimenti e quelle sostanze che noi stiamo andando a introdurre, quindi sono due cose che non possiamo assolutamente separare. Confermo e sottoscrivo. Ecco, oltretutto Fabio, tu come biologo nutrizionista appunto ci insegni in un certo senso, no, a mangiare in base alle esigenze che abbiamo, se immagino che appunto tutti noi abbiamo, se abbiamo degli obiettivi diversi da raggiungere, delle esigenze diverse da raggiungere, avremo una personalizzazione, un bilanciamento diverso di quello che metteremo nel nostro corpo. In più so che aiuti anche a farci da solo delle cose, però, perché io so che ho visto, hai partecipato una volta, delle barrette energetiche che hanno qualcosa di spettacolare. Ma perché quello che dico io, allora, innanzitutto l'alimentazione è una cosa che ci collega anche agli altri, all'ambiente, alla natura, quindi limitarci a fare una dieta e a mangiare in maniera sharp, senza sapore, è una cosa che sicuramente ci dirà no, basta, smettiamo con questa dieta, perché crea noia e dà anche poca varietà nelle molecole che dobbiamo introdurre, quindi anche dare dei sapori, avere anche un po' di inventiva in cucina, quindi anche qua bisogna, diciamo, cercare un po' di investire su questa cosa, quindi utilizzare qualche ingrediente particolare o mettersi davanti ai fornelli ogni tanto, anche facendo delle ricette veramente semplici, può essere un elemento che aiuta moltissimo. Quindi una dieta non deve essere per forza il riso bianco con l'olio, bisogna anche, anzi è essenziale utilizzare un pochino di inventiva in qualche ricetta e quindi creare qualcosa di nuovo, assolutamente. Ecco, appunto, torniamo invece al punto di vista della preparazione fisica, diciamo, dobbiamo supportare, appunto, diceva, come diceva, anche se faccio solo una dieta normale, sempre meglio comunque supportarla con l'attività fisica, giusto? Assolutamente sì, poi la dieta normale deve essere sempre seguita da un professionista, mi raccomando, non facciamo le cose, insomma, di sana pianta o in base alle nozioni che troviamo sui giornali, che sicuramente, o su internet, che sicuramente hanno un valore, ma ognuno ha bisogno del proprio allenamento e della propria alimentazione, quindi questo è fondamentale. Nelle diete appunto c'è molto fai da te, molti errori. Sì, c'è anche nell'attività fisica, assolutamente, diciamo. Sì, assolutamente sì. Quali sono gli errori più classici? Ma innanzitutto pensare di poter fare da sé, cioè senza nulla togliere alla possibilità di informarsi, ma chiaramente ci sono dei professionisti che hanno studiato per parecchi anni, tra cui io o tantissimi miei colleghi, e che non studiano così a caso, cioè nel senso ci sono veramente delle proprie fondamenta scientifiche rispetto all'allenamento, e molto spesso, troppo spesso, vengono sottovalutate. E chiaramente il risultato è negativo in termini o di infortuni fisici, eccetera, eccetera, o in termini semplicemente di motivazione, quindi le persone che poi non riescono a continuare ad allenarsi, eccetera, non sono più motivate, gettano la spugna e pensano che l'allenamento o l'attività fisica non faccia per loro. Ecco, in questo senso è importantissimo avere un professionista che tiene sempre alta la motivazione e che
guida, l'overtraining è un elemento comune, quindi il sovrallenamento. Molto spesso una persona... C'è gente che fa più allenamento di quello necessario, secondo me è possibile. Sì, e ovviamente si ottengono risultati controproducenti, quindi innanzitutto anche infortuni, piuttosto che il metabolismo non risponde come dovrebbe rispondere. Quindi proprio per questo molto spesso si dice fare quel poco allenamento, quindi quei 20 minuti corretti ma fatti bene, seguiti appunto da un professionista, da uno specialista. Ricordiamolo, come possiamo avere, diciamo, delle vostre consulenze, anzi entrare nel mondo di Salusfera e riuscire appunto a collaborare, a lavorare insieme a voi, perché poi diventa un lavoro a quel punto anche dalla nostra parte, immagino. Esatto. Bisogna poi seguire delle regole, come funziona? Beh, innanzitutto ripeto, essere accompagnati è sempre più facile, quindi non vi preoccupate, affidatevi ai professionisti perché diventa tutto veramente semplice, lasciatevi guidare. Allora, Salusfera, come dicevo, si trova a Monza, quindi per qualsiasi informazione c'è il sito internet www.salusfera.com. Salusfera è scritto alla latina, quindi Salus P-H-A-E-R-A. Eccolo qui. Ok. Chiaramente troverete informazioni sia sul metodo, su chi siamo, eccetera. E poi, vabbè, ci tengo a precisare che noi collaboriamo con il dottor Flavio Valentino qui presente, e quindi è sempre bene comunque tenere in considerazione tutte e due le sfere, appunto. Ecco, stiamo vedendo anche delle immagini dello studio, abbiamo visto appunto quello che ricordavamo, è non stiamo parlando di una palestra, di un centro fitness e basta, ma stiamo parlando appunto... Anzi, non è una palestra. No, si è seguiti poi al 100%. Molto spesso nella palestra classica, non la togliendo alla palestra classica, però il personal trainer poi ti abbandona, ti fa la scheda. C'è quel 30-40 da seguire. Esatto. Insieme. E non riesce neanche, non ce la fa. Invece in questo caso si è seguiti in tutto il corso del tempo, quindi in quei 20 minuti in maniera proprio specifica, al 100%. Quei 20 minuti sono miei, di nessun altro. Assolutamente. Quindi immagino, anzi, telefonate, prenotatevi, perché sennò insomma la fila è lunga, immagino. Quindi dovete spiegarvi a trovare il vostro posto, anche perché per fare in modo di invogliarvi a alzarvi dal divano hanno inventato... Sì, stiamo affrontando una tematica autunnale, diciamo. Molto interessante. Esatto, sì, magari in questo momento stiamo interessando un po' più le donne, chiaramente senza nulla togliere agli uomini che possono venire, chiamarci, provare, chiedere informazioni, eccetera, eccetera. Un tema carissimo alla nostra producer di Good Morning Milano. Parliamo di cellulite. Cellulite. Che in realtà interessa anche gli uomini, quindi in realtà un pochino di meno, però in percentuale più bassa, però in realtà sì. Quindi questo argomento lo trattiamo sia dal punto di vista fisico e del fitness, dell'allenamento, sia dal punto di vista nutrizionale, perché ovviamente, come abbiamo detto, sono due binari che viaggiano paralleli. Allora, quindi l'autunno è dedicato alla cellulite, fino a fine anno, quindi fino al 31-12, noi offriamo la possibilità di effettuare un consulto alimentare con il dottor Flavio Valentino, che questo consulto alimentare è finalizzato proprio alla riduzione della cellulite, quindi del panicolo adiposo localizzato, che dà origine appunto. Diciamo che faremo delle visite anche mirate proprio sulla identificazione anche di quale stadio di cellulite eventualmente ci si ritrova, e quindi identificare, se è necessario, quali sono gli strumenti dal punto di vista alimentare per intervenire e ridurre, diciamo, lo stato. E uno di quei temi veramente che ancora le donne sono molto legate a questo tema, vero? Nel senso, certo, che quelle cose, io ho visto la prima volta che ho avuto Flavio qui da noi subito, la nostra producer l'ha braccato davanti alla porta, gli ha detto cellulite e basta. Basta, e però gli hai detto che non deve andare in bicicletta, vero? Diciamo che allora la bicicletta è uno strumento che purtroppo contribuisce a incrementare lo stato infiammatorio. Ci sono alcune attività fisiche che purtroppo non aiutano, ma anzi contribuiscono a generare effetti opposti. Io voglio pubblicamente ringraziare Angelica, che insomma sta salvando il pianeta muovendosi in bicicletta, è una ragazza green e tutto, però sacrifica la sua cellulite. Esatto. Grazie mille, tutto il mondo, Angelica, grazie mille. Quindi dicevamo, fino a fine anno appunto questo consulto con Flavio, e poi appunto una binata e poi chiaramente una consulenza con un personal trainer, quindi con me o con uno dei miei colleghi professionisti, per capire quale potrebbe essere l'allenamento più adatto. Quindi si sceglie tra l'EMS o il VacuFit,
o addirittura la binata di entrambe le cose, si fa una prova, e tutto questo per una cifra simbolica, chiaramente promozionale, che abbiamo deciso essere di 20 euro. Quindi di qui a fine anno basta prenotare un appuntamento, pagando solamente 20 euro si ha diritto appunto ad accedere a questo mondo e a capire un po' quale potrebbe essere il percorso ideale. Esatto. Ecco, Lina, come si arriva a essere una personal trainer di questo tipo, però, di questo livello? Innanzitutto gli studi aiutano tanto, soprattutto perché ultimamente gli studi legati alle scienze motorie sono molto finalizzati anche all'aspetto psicologico, e quindi a capire che questo lavoro è di tipo relazionale oltre che tecnico, e non basta saper allenare, dire fai due squat, tre plank, eccetera, ma è importante capire, entrare nella sfera empatica chiaramente del cliente e capire dove vuole arrivare. Quindi ci si appassiona facilmente a un lavoro di questo genere, perché appunto quando la persona riesce a raggiungere un sogno, per noi è la massima gratificazione, cioè è importantissimo. Quindi ci si arriva attraverso, io credo, l'esperienza. Io mi sono appassionata così. E poi gli aggiornamenti anche costanti. Gli aggiornamenti sono fondamentali. Che nel mondo del benessere, della salute, esatto, e della medicina in generale, comunque, esatto, sono fondamentali. Esatto. Il mondo scientifico va sempre avanti, tante ricerche, quindi, che molto spesso smentiscono quello che prima si diceva, e quindi bisogna, diciamo, ripartire da zero e intervenire in una maniera anche totalmente opposta a quello che si faceva prima, quindi anche questo è fondamentale. Infatti, ma quello che sempre lascia fa capire, ad esempio, che tu non sei nutrizionista, sei un biologo nutrizionista, nel senso che vai sempre più nello specifico e a guardare nell'alimento che cosa compone questo alimento. Allora, sempre io più nel... diciamo che poi ho avuto la fortuna, ma per mia passione, per mia vocazione anche familiare, diciamo così, di essere stato sempre a contatto con gli alimenti, col cibo. Vengo dall'alberghiero, poi scienze e tecnologie della ristorazione e poi alimentazione e nutrizione umana. Quindi diciamo che è da quando sono piccolo che ho incominciato ad appassionarmi al cibo, e quindi a capire, uno, come era fatto, cosa conteneva a livello industriale, come veniva prodotto, e quindi combinare sia dal punto di vista sensoriale che dal punto di vista ovviamente nutrizionale, che anche in questo caso, come dicevo prima, sono due cose inseparabili. Quindi devi invogliare non solo dal punto di vista nutrizionale il tuo paziente, ma anche dal punto di vista sensoriale, se no il tuo piano alimentare, la tua dieta non te la seguirà mai assolutamente. Quindi è un percorso che a me ha sempre appassionato. Io spero sempre di invogliare tutti i miei pazienti anche da questo punto di vista. Siamo quasi in chiusura, ricordiamo allora precisamente, Elena, dove si trova Salusfera e come possiamo fare per accedere anche a questa promozione che avete fatto per, certo, questo autunno. Salusfera si trova in via Gerardo dei Tintori al numero 7 a Monza, in zona centrale, come vi dicevo. Potete chiamare lo 039 320 713 e chiedere tutte le informazioni che volete, oppure visitare il sito www.salusfera.com, ricordo, scritto con la PH Aera, e attraverso il modulo dei contatti appunto chiedere di essere richiamati per fare una chiacchierata, per avere maggiori informazioni. Quindi abbiamo diversi canali, non aspettate, chiamateci. Quali sono le domande che fanno più spesso, qual è la tematica di botto più spesso? In quanto tempo si raggiungono i risultati? Quindi sì. E non ho fatto niente fino a ieri, poi finalmente mi decido a fare, poi voglio stare subito. Vuoi non fare tutto, esatto, l'ultimo. Questo, giusto, succede soprattutto a luglio. Ah, okay. Per agosto, anzi per metà luglio. Entro metà luglio. E dopo Natale, quindi. Ah, ecco, giusto. Esatto. A parte gli scherzi, comunque sì, le domande sono sempre legate al risultato, e per questo voglio tranquillizzare le persone. Noi monitoriamo i risultati, perché chiaramente abbiamo anche noi, personal trainer, bisogno di capire in che direzione stiamo andando. Ovviamente, vabbè, noi abbiamo una percentuale di riuscita molto alta, che supera il 90%, quindi è difficile sbagliare, però è chiaro che i progressi vanno sempre monitorati. E quindi noi lo facciamo mensilmente. Ottimo. Alla sesta seduta circa già si vedono i primi risultati. Ottimo. Flavio, siamo in siamo a novembre. Sì. Un cibo di stagione che ci può fare bene? Ma in generale io andrei sempre sui legumi, utilizzare legumi in generale, zuppe, minestre di qualsiasi tipologia, specialmente la sera.
Quindi beh, adesso poi che siamo quasi ottobre, siamo quasi novembre, Dicembre dicembre, ormai. ottobre abbiamo già superato. Sì, infatti. Andrei, ma anche molto sulla zucca, Sulla zucca. la zucca, sì, assolutamente. Preparare qualche vellutata di zucca può essere sempre un elemento essenziale. La sera con un pochino di crostini di pane aromatizzato con un po' di erbe aromatiche, un po' di peperoncino, diciamo che facciamo la scelta giusta, assolutamente. Che cosa invece non far entrare in cucina? Ma allora, non fare entrare in cucina, diciamo che la varietà innanzitutto è sempre la cosa più importante, poi quello che dico sempre è di ridurre, utilizzare il meno possibile alimenti preconfezionati, quindi appunto se prima vi dicevo zuppe, minestre, cercate di farle voi, non prendete Ma perché le questo, Flavio? Cioè, cosa c'è che non va bene in zuppe. quel tipo di Allora, alimento? in quegli alimenti, se ti parlo appunto di zuppe, minestre, Sì. preconfezionati, non il minestrone gelo, che quello va benissimo assolutamente, in quegli alimenti c'è un quantitativo innanzitutto molto alto di grassi e di Ah. condimenti, ma questo perché? Perché ovviamente dovendo conservare un alimento, anche quindi una shelf life, quindi una durata più lunga, il grasso è quella molecola che ovviamente lo rende più, diciamo, gli dà un involucro di Ok. Prima ti dicono separazione. fanno male, cioè non è che fa male di per sé quel cibo, è che viene caricato di certe. Caricato di Ok. calorie eccessive che in quel momento sono inutili, poi ovviamente anche il quantitativo di sale, di cloruro di sodio che è veramente in eccesso e che è controproducente, specialmente poi se parliamo anche di cellulite, Che serve però di tensione, per che farli serve durare. per la durabilità del prodotto e ovviamente poi dà una stabilità molto più Sì, alta, ho preso delle assolutamente. fettine di formaggio che scadono a gennaio, ieri ho visto, insomma ce ne vuole per far durare così tanto una fettina già Assolutamente. tagliata. Ho detto, chissà cosa ci mette dentro per far durare così Sì, tanto. poi là Cioè in una quel. forma di formaggio dura, ma già Quando. tagliata, io Sì, ma se la metto in quando. frigo mi viene a buffare una settimana Vabbè, poi là neanche. si entra anche nell'ambito di altre tipologie di additivi Ok. alimentari. Quindi tu dici per quello, dice meglio farseli in casa così diciamo tutta quella parte lì ce la Ce togliamo, la tutto quello che è la togliamo. parte Cerchiamo di utilizzare il prodotto più naturale possibile, che venga direttamente. Non dico il prodotto biologico piuttosto che il chilometro zero, che assolutamente, proprio ma. giusto, invece di prendere la vellutata di zucca già Già fatta, guarda fatta, come la prendiamo zucca noi della e me zucca, la la. frulliamo, la cuciniamo e la frulliamo, ci impieghiamo veramente pochissimi minuti, assolutamente. Oh, ma questi sono i consigli, poi sta a voi seguirli o non seguirli. Io vi dico che effettivamente se li seguite i risultati si vedono. Poi Elena ci diceva appunto dei grandi risultati che riescono ad avere grazie ai loro tipo di attività che fanno all'interno di Salusfera. Io vi ringrazio davvero per essere qui con noi. Ricordiamo Grazie a te. appunto Salusfera che fino a fine anno c'è questa promozione, vediamo. Marco, se puoi vedere la promozione di Salusfera, ricordiamo l'indirizzo, Elena. Perfetto, Via Gerardo dei Tintori, numero 7, Monza. eccola qui, due consulenze, tutto compreso nel prezzo in questi casi, ma la cosa più importante soprattutto è appunto che si entra in un mondo e si capisce come poter affrontare, come raggiungere i propri obiettivi, diciamo, con un'equipe Certo, che ci segue a 360 in tutto gradi. quanto Sì, il sì, sì, sì. percorso. Va bene. Io ringrazio tantissimo Elena Burato, grazie Milena, grazie Grazie mille a Flavio Valentino che potete a te. Grazie. seguire sulle pagine del nostro portale. Il prossimo articolo, il prossimo assaggiare su cosa. Allora, sono indeciso se parlare di colesterolo, rapporto fra colesterolo cattivo e colesterolo buono, però sicuramente c'è in ballo anche un articolo sulla salute dei capelli, cosa che interessa molto alle donne, Sì, quindi. anche il nostro caporedattore, so che lui è fissato sui Esatto. capelli, il nostro caporedattore è fissato, quindi salutiamo anche Andrea Sidotti, il nostro caporedattore, e davvero, grazie mille allora Flavio e ci seguiamo sulle nostre pagine. Grazie, grazie. Grazie mille, grazie anche tanto a voi che ci avete seguito, come sempre Good Morning Milano torna domani alle 12.30 qui in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.